Amiche, amici di Rossini TV, oggi lo speciale è assolutamente straordinario. Siamo allo stand TTG di Servipan e per raccontarvi ancora meglio che cosa stiamo per fare abbiamo deciso di avvalerci dell'aiuto di Luca Della Regina, responsabile marketing e comunicazione di Servipan. Luca, ciao, benvenuto e come sta andando? Ciao, buongiorno, ben arrivati. Sta andando tutto benissimo. Abbiamo aperto lo stand nel migliore dei modi. I nostri clienti iniziano ad arrivare e continueranno ad arrivare anche nei prossimi giorni per conoscere tutte le novità che abbiamo in serbo per loro. Abbiamo tantissime novità sia per Servipan che per Peter Pan. Abbiamo tanta voglia di confrontarci con i nostri clienti e fargli scoprire queste nuove formule che ti farei raccontare direttamente dai protagonisti. Andiamo. Col dottor Giuliano Franchini, presidente del consorzio ALS, siamo qua in questo bellissimo stand, siamo qua nel cuore del TTG di Rimini, dove il movimento turistico è intenso. Presidente, perché siamo qua? Sì, il consorzio ALS nasce nel mondo della logistica circa 10 anni fa. In un incontro con la società Servipan abbiamo deciso di mettere insieme le nostre esperienze, il nostro know-how, e di fare questa grande collaborazione che ha portato già nel primo anno a dei risultati incredibili. Oggi gestiamo circa 1000 persone insieme, oltre che gestire food and beverage e altro. Quindi direi un'ottima joint venture. Con l'avvocato Sergio Mignone, amministratore delegato di Servipan, facciamo un excursus, una panoramica sull'azienda. L'azienda, la Servipan, è un'azienda che opera nel settore del turismo dal 2013, si occupa di fornire servizi per le strutture turistiche. Quello che ci differenzia dai nostri competitor probabilmente è la scrupolosità e l'accuratezza con la quale selezioniamo e formiamo il personale e che curiamo anche in tutte le fasi successive, quindi tutte le fasi burocratiche affinché vengano assunte dai nostri clienti che sono le strutture turistiche. Questo consente chiaramente alle strutture, quindi ai clienti, quindi i villaggi, gli alberghi e quant'altro, di correre meno rischi di essere abbandonati, tra virgolette, dal personale nel bel mezzo della stagione. Questo è il nostro fiore all'occhiello. Le sue competenze da avvocato sicuramente le saranno preziose nella situazione nella quale appunto abbiamo sentito che c'è una ricerca di personale che arriva anche dall'estero, per cui contratti, contrattualizzazione, internazionalizzazione a tutti gli effetti. Assolutamente, assolutamente. Noi diamo chiaramente, assumiamo quindi in modo regolare, curiamo quelle che sono le pratiche per poter accedere al lavoro qui in Italia, quindi e nello stesso tempo favoriamo, mi permetto di dire, il lavoro anche per gli extracomunitari che sono ovviamente in regola con quelle che sono le normative vigenti nel paese. Siamo a una fiera del turismo e di conseguenza non posso non chiederle un suo parere sulla direzione verso la quale sta andando il turismo italiano e straniero. Beh, il turismo italiano dopo una flessione, perché molti erano dirottati verso i paesi esteri, località turistiche estere, da qualche anno ritengo che siano un po' ritornate qui in Italia, che è un paese meraviglioso. Per quello che riguarda l'estero altrettanto, forse dal mio accento si sente che sono campano, e in Campania, tanto per fare un esempio, c'è tanto turismo di natura estera, cioè di persone che vengono a visitare. Chiaramente le località turistiche di grande richiamo, quindi le città d'arte, sono altrettanto meta anche di turisti che vengono dall'estero. Siamo con Corrado Enriu, direttore generale di Peter Pan. Direttore, c'è qualcosa di nuovo da raccontare nel mondo dell'animazione da parte di Peter Pan? Allora, nel mondo dell'animazione ci sono diverse cose da raccontare per quello che riguarda la Peter Pan, perché cerchiamo sempre di innovare e quest'anno vogliamo partire da un concetto che coinvolge tutti i nostri clienti, che è un concetto che si fa a una frase non detta da noi ma che noi importiamo molto volentieri, che è less is more.
nel meno c'è il meglio, meno è meglio fondamentalmente, meno è meglio da che punto di vista. Questo è un lavoro, è un settore che risente molto di, del fattore umano, delle risorse umane, dunque noi cerchiamo di accaparrarci dal mercato, di accaparrarci delle risorse migliori e di poter concentrare in staff più ridimensionati le professionalità che sul mercato sono sempre più rare. Come lo facciamo? Attraverso un lavoro che passa da delle condizioni stipendiali ottimali, curiamo il welfare, curiamo i benefit dei nostri dipendenti, vogliamo alzare l'asticella della preparazione dei nostri dipendenti perché sono quello che fa la differenza. L'Essis More si avvale poi anche di altri concetti, noi importiamo dell'innovazione, siamo molto digitali come società perché utilizziamo delle app che permettono ai nostri clienti, cioè a chi ci fornisce i contratti, a chi ci dà i contratti, di utilizzare delle app personalizzate per la prenotazione dell'animazione on demand, è un concetto nuovissimo sul mercato del quale noi siamo gli artefici, i promotori e gli unici ad avere un'app personalizzata che può permettere al cliente finale, cioè a chi fa la vacanza, di avere l'animazione on demand, cioè un'animazione direttamente fatta, anche, qualora lo volesse, sotto il suo ombrellone. Perciò un'animazione talmente personalizzata che puoi ordinarla in camera, nel giardino della camera tua, sotto l'ombrellone, in spiaggia, dove vuoi tu, servizi altamente personalizzati. E poi siamo anche ampiamente impegnati in un nuovo servizio che riguarda la comunicazione, perciò ci permettiamo di suggerire ai nostri clienti, se vogliono implementare la loro comunicazione, di passare attraverso i nostri content creator che promuovono la loro società, perciò facciamo una triplice azione. Questo è, diciamo, è la nostra proposta per il 2024, una proposta alla quale stiamo già lavorando dagli anni passati, infatti l'app è un risultato del quale noi già oggi godiamo. Perché la portiamo avanti già, questo è il terzo anno, il 2024 sarà il terzo anno in cui noi usiamo quest'app e siamo effettivamente gli unici che la usiamo, perciò più digitale, più comunicazione in target e mirata e nel meno c'è il meglio. Queste sono le nostre tre, diciamo, i nostri tre comandamenti. Siamo con Chiara Musumeci, responsabile di risorse umane Servipan, e Peter Pan. Come sono queste risorse? Sono umane o disumane? Sono umane, perché tant'è che si dica che è difficilissimo trovare oggi personale, sicuramente i tempi sono cambiati e quindi ci sono delle difficoltà, ma noi ci siamo strutturati per fare una migliore ricerca e per raggiungere dei migliori obiettivi e quindi far contenti anche tutti quelli che sono i nostri clienti. Ci siamo migliorati, abbiamo un ottimo ufficio delle risorse umane, quindi un reclutamento importante, abbiamo due sedi, quella centrale su Fano e poi abbiamo una sede distaccata su Roma dove abbiamo il consorzio LS su cui ci poggiamo, il nostro consorzio. Lì sia su Fano che su Roma abbiamo tra tutte e due circa 20 dipendenti, 20 recruiter che si occupano esclusivamente di ricercare e selezionare il personale sia per l'hotelleria, quindi per Servipan, che per Peter Pan, che è l'animazione. E lo fanno sia in presenza che ormai oggi online, quindi in videochiamata, la telefonata sicuramente, ma anche in videochiamata. Il nostro ufficio del personale, la nostra selezione del personale è supportata da un ottimo ufficio marketing. Il marketing ci supporta con dei professionisti che ci aiutano in tutta quella che è diciamo, la ricerca del personale, reperendo tutti quelli che sono i curriculum attraverso il web. Ormai è tutto online, è tutto il web e sicuramente principalmente attraverso il canale dei nostri siti, sia Servipan che Peter Pan. E per quello che riguarda la tipologia di personale che ricerchiamo, noi ricerchiamo sia personale senza esperienza, ma anche personale con esperienza, in particolare senior, quindi persone strutturate, formate, professioniste del settore. In questo ci stiamo specializzando anche perché noi stiamo puntando a proporre ai nostri clienti di formare delle squadre anche un po' più piccine a livello numerico, ma formate da professionisti, professionisti a cui noi arriviamo perché riusciamo a garantire dei benefit, sia stipendi
stipendiali sia strutturali, quindi le tipologie di mete, di strutture in cui vengono inseriti, i trattamenti che ricevono all'interno di queste strutture e naturalmente anche a livello economico, quindi dare a queste persone degli stipendi interessanti che avvicinano proprio i più formati e professionisti di questo settore. Poi abbiamo tutta la formazione, invece per tutto il reclutamento base andiamo a reclutare persone senza esperienza che però vengono formate. Formazione sia online che in presenza e una formazione tutto l'anno che ci permette di avere anche del personale nuovo, giovane, frizzante, motivato, ma con una formazione importante. Sono due filoni diversi, due ruoli molto diversi, da una parte gli animatori, dall'altra tutto il personale dell'hotellerie, vi arriveranno un numero incredibile di curriculum. Sì, proprio grazie all'ufficio marketing e al software che noi utilizziamo, perché utilizziamo un software di buon livello e comunque ben strutturato, riusciamo a raggiungere grandi numeri. Quest'anno siamo riusciti a lavorare più di 50.000 curriculum, quindi ne sono arrivati tanti, per poi far lavorare circa 2.000 dipendenti, coprire il fabbisogno di circa 2.000 dipendenti, e siamo riusciti abbastanza bene a coprire e a dare ai nostri clienti quello che gli serviva e a garantire il servizio per tutta la stagione. Con Emanuela Di Paola, Risorse Umane Servipan, tante risorse servono per venire a far fronte alle esigenze di tutti i clienti. Non finiscono mai le risorse, servono tantissime, sempre di più, ogni anno c'è sempre una grossa necessità di personale. Questo ovviamente nel corso degli anni è andato ad aumentare un po' per tutto quello che è successo per via del Covid, quindi c'è stato un grosso cambiamento. Proprio per questo motivo noi di Servipan, che siamo sul mercato da circa 3 anni, ci siamo un po' visti intorno, abbiamo un po' esplorato la situazione e l'idea, il progetto già dallo scorso anno è quello di allargare le frontiere alla ricerca del personale. Quindi le abbiamo allargate proprio perché rispetto a tutto quello che è successo negli anni passati, molte delle persone che arrivavano dal settore avevano anni di esperienza, erano professionisti nel settore specifico, hanno all'ingresso, quindi alla riapertura della vita, hanno trovato una grossa difficoltà nel continuare in questo settore, quindi hanno proprio preso strade, orizzonti diversi, strade nuove, e quindi è venuto a mancare la professionalità. Quindi questo ci ha messo nella condizione di guardarci intorno e di andare a ricercare il personale anche fuori, quindi all'estero. Ci ha spinto proprio a ricercare con questa nuova ricerca su altre mete, e nel nostro caso abbiamo aperto questi 3 hub che sono tra Polonia, Bulgaria, parliamo di Romania, poi c'è tutta la parte che racchiude i flussi ucraini, l'Argentina, quindi questo ci ha permesso chiaramente di allargare questi orizzonti. In che modalità? Facendo formazione però. Perché la difficoltà qual è? È che queste persone che sono comunque straniere non possono arrivare in Italia se non sono strutturate, se non sono formate. Nel loro territorio lavorano in un certo modo, arrivando in Italia devono sapere che abbiamo dinamiche di lavoro diverse. L'esempio pratico potrebbe essere lo chef che in Romania ha un certo tipo di cucina, noi dovremmo chiaramente mettere nella condizione quindi di essere formati su una cucina più mediterranea e di sapere anche come metterla al cospetto degli altri al meglio. Quindi questo è un po' l'intento. Parliamo di hub dove abbiamo già professionisti del settore con delle sedi, degli uffici già operativi. Questo grazie anche a dei fondi europei, quindi alla comunità europea che ha messo a disposizione dei fondi proprio per poter garantire ad allargarsi anche in questo settore. Ricevete, valutate diverse decine di migliaia di curriculum, tra questi scegliete il meglio del meglio, questo meglio del meglio lo formate, l'obiettivo è quello di offrire un servizio di altissimo livello.
L'obiettivo è quello di fornire un altissimo livello e non solo, l'obiettivo è quello di dare continuità lavorativa, di dare un certo tipo di aziendalità, no? Cioè di continuità, perché poi manca questo, il nostro lavoro non può diventare solo ed esclusivamente stagionale, o meglio è stagionale, ma se si riesce a far lavorare la gente in modo un pochino più continuativo si dà una maggior garanzia e le persone sono anche più proiettate ad investire sulla struttura, sull'azienda, ha un senso. Quindi non è solo quello di prenderli, raccoglierli, fargli fare una stagione e poi perderli per strada, ma è proprio quelli di fidelizzarli, portarli insieme, no? Camminare un po' mano per mano, continuando a formarli, perché tanto la formazione non finisce mai. Siamo con lo chef Tiziano Rossetti. Ci hanno spiegato che il vostro è un compito delicato e importante perché avete la missione di far capire, di far arrivare questa novità del dolce amaro. Come la raccontiamo ai telespettatori di Rossini TV? Ma intanto, signori spettatori, buongiorno. Cioè, non è la novità, cioè il parlare dei gusti si è sempre fatto da sempre. Quindi diciamo che oggi abbiamo unito due gusti ad una problematica attuale che è quella delle difficoltà del personale. Quindi l'idea è nata perché Antonio così mi ha suggerito un po' un argomento, no? Quindi come abbiamo pensato di rendere attuale qui in fiera una problematica sociale che è quella oggi del personale, a come far capire attraverso un piatto questa problematica. Quindi ci siamo concentrati e io semplicemente gli ho detto che il dolce rappresenta il bello, il dolce rappresenta il bello di questo mestiere. E dietro ad ogni professione c'è sempre una parte amara. Quindi la parte amara oggi è quella sicuramente, sono le difficoltà, il sacrificio, perché è un lavoro che ti porta spesso, se lo vuoi fare ad alti livelli, fuori casa, è un lavoro che richiede dei sacrifici. Quindi tutta questa parte qui diciamo che è la parte amara. Oggi ho portato un piatto che ho cercato di l'ho pensato perché si potessero così unire oltre al gusto anche l'olfatto. Proprio per questo dalle parti di Urbino, il Montefeltro, una zona ricca acqualagna di tartufo bianco. E secondo me il tartufo bianco ha un profumo che è, oltre ad essere dolce, è esotico, è sensuale. E quindi mi è venuto in mente subito il tartufo bianco con la nocciola e un po' di miele di castagno. Poi è vero che molti si chiederanno, ma dov'è la parte amara di questo piatto? Beh, la parte amara è può essere il prezzo, può essere quella parte che noi non riusciamo a vedere, perché da clienti, quando arriviamo negli hotel della Servipan, noi ne godiamo solo il piacere, il lusso di essere coccolati. La parte amara è quella che un po' spetta anche a me di formare il personale, e fare corsi di formazione, fare corsi di aggiornamento. Quindi la parte amara è quella che non si vede, è la parte quella nascosta. Non mancano gli chef stellati qui allo stand Servipan, siamo con Silvio Salmoiraghi, altro chef stellato. Chef Rossetti ci ha spiegato un po' la filosofia di questa idea del dolce amaro che si concretizza con un piatto che ha scelto lui. Invece da parte sua qual è l'idea e qual è il piatto? Allora, innanzitutto buongiorno a tutti. Ma l'idea è sempre stata quella che noi al ristorante abbiamo portato avanti, che era di giocare su questi gusti, secondo dal mio punto di vista, molto italiani, quindi il dolce e l'amaro. E il piatto che serviremo oggi, che non è un piatto ma è un cioccolatino di pompelmo e mela verde,
che racchiude il cioccolato bianco, ovviamente, che racchiude sia il dolce, l'amaro del pompelmo e della mela, e verrà servito con un bicchierino dolce che è un vermouth speciale italiano, in modo che andiamo a coprire tutti i gusti. Siamo con un altro chef stellato, Riccardo Agostini. Riccardo, oggi ti abbiamo visto all'Opera Manicaretti. Che cosa hai preparato per questo dolce amaro che è un po' il leitmotiv impostato per questa stagione da Servipan? Certo, lo stimolo arrivato da Servipan e da Tiziano Rossetti sono stato questo, il dolce e l'amaro. Perciò ho preso un prodotto di stagione a cui sono molto affezionato, il cavolo cuore di bue. Perciò questo cavolo lungo trovate spesso nelle vostre botteghe di frutta e verdure, ci facciamo solo l'insalata. Invece io l'ho cucinato alla brace, dandogli dignità e profumo sprigionato dal burro con cui viene marinato, servito con una salsa di latticello, che è un sottoprodotto di lavorazione della ricotta, e insaporito con insalate selvatiche, perché io vivo in montagna e ho questa fortuna, e delle perle che sono uova di trota che danno dolcezza e sapidità. È un piatto realizzato per l'occasione esclusiva oppure è un piatto che conti di utilizzare anche per inserirlo in qualche menù? Ma no, quello lì, il lancio viene per oggi, poi dopo sicuramente da queste opportunità esce fuori sempre un pensiero o uno stimolo per poi andare a finire i nostri menù nel nostro ristorante. E allora dove veniamo se siamo incuriositi da tutto quello che stai preparando? Allora, io sono a Pennabilli, perciò un entroterra riminese, una Rimini diversa perché in mezzo ai boschi, il mio ristorante si chiama Il Piastrino. Servipan, protagonista al TTG di Rimini, con tutti i suoi servizi. Li abbiamo scoperti ascoltandoli descritti dalla viva voce dei responsabili dei diversi settori.